buon 1º maggio, perché oggi, anche se è festa, noi siamo qui. Siamo qui a tenervi compagnia con i nostri video. Allora, come state? Tutto bene? Ok. Allora, cosa facciamo oggi? Oggi vorrei spiegarvi. Io sto così perché sto cercando di coprire una marca. E allora, vorrei spiegarvi come ottenere un effetto ruggine, del quale abbiamo già parlato in uno dei primi video del canale, che era, vi ricordate, l'orologio, quello stile marinaro con l'effetto ruggine, ma lì abbiamo utilizzato proprio il prodotto specifico, il prodotto da stamperia, che è proprio per creare l'effetto ruggine, diciamo, reale, realistico. Ma nel caso non avessimo quel prodotto, come facciamo a ricreare un effetto simile? Ovviamente non sarà uguale, però lo possiamo comunque ricreare con dei semplicissimi acrilici. Allora, come oggetto ci hanno regalato i nostri vicini di negozio tantissimi barattoli di latta di questa marca di caffè che io cerco di nascondere, però vabbè, insomma, lo sapete, la conosciamo tutti. E questi barattoli sono comodissimi, e quindi ho pensato di trasformarne uno, perché in cucina possono essere veramente utili, lo sapete, si possono lavare, sono no, atermici, aiuto, quasi, creano quasi un effetto sottovuoto, per cui io so che molti di voi hanno questi barattoli in casa, e allora ho pensato, vediamo come trasformarli. Allora, cosa ho fatto? Prima di tutto, e questo l'ho fatto ieri addirittura, ho dato dell'aggrappante. Prima di tutto, perché lavorando sul metallo è praticamente d'obbligo. Quindi ho dato l'aggrappante e poi ho dato, quindi levo il barattolo, diciamo, grezzo, tanto avete capito tutti di cosa sto parlando. Dopodiché ho dato una mano di grigio, grigio, è un grigio chiarissimo, forse voi in camera lo vedete quasi bianco, è un grigio perla, questa è una chalk nello specifico. Ok, l'ho data su tutta la superficie. Una raccomandazione, questo vale sempre quando decorate oggetti che si chiudono, che abbiano una chiusura, quindi o una scatola o un barattolo come in questo caso. Non lavorate mai la parte appunto della chiusura, qui c'è poi proprio l'impanatura, per cui lasciatela sempre libera. Infatti, dopo vedrete che se per caso nella lavorazione questa parte un po' si dovesse sporcare, la andremo a pulire. Ma lasciatela libera, perché se no il colore potrebbe proprio impedire poi la chiusura corretta, senza contare che non vi reggerebbe, perché dove c'è tutto questo attrito, il colore ha voglia di andare aggrappante sotto, salterebbe in maniera inevitabile. Per cui lasciate sempre i punti di attrito vergini. Ok? In questo caso va anche bene, perché questa parte non c'è decorazione, diciamo, non c'è nulla, è color latta, per cui va benissimo. Benissimo. Allora, quindi io ho dato la prima mano di chalk, una mano, due, quelle che vi servono per coprire. A questo punto cosa vi serve? Vi serve un pennello di questo tipo, che si chiama standarino, esatto. E serve proprio a una setola piuttosto dura, e serve proprio per fare l'effetto che oggi sfrutteremo per il nostro finto effetto ruggine. Già effetto ruggine vuol dire che è un'imitazione, e questa è un'imitazione dell'imitazione, per cui finto effetto ruggine. E questo pennello, come dicevo, in genere serve per creare proprio degli effetti quasi graffio o bruciatura, ok? E quindi oggi impariamo anche a usare in maniera corretta questo pennello qua. Dopodiché prendete un colore nero, un nero,
Va benissimo anche se avete un nero base marrone, un nero bruno, va benissimo. Io ora, primo che ho trovato, questo è proprio nero assoluto, però va bene anche un nero marrone, anzi forse andrebbe anche meglio. E un terra bruciata, un marrone rosso, ok? Allora, cosa, oggi proprio impastricciamo. Questo è il colore che ho dato sullo sfondo, la chalk che ho usato. Ora la levo, tanto non ci serve. Allora, oggi lavoriamo proprio sporco perché, come vedrete, io non ho né blocco tavolozza, non ho piattino, non ho niente, ho semplicemente dei giornali perché tanto dobbiamo lavorare talmente tanto a secco che, vedrete, mi basta anche solo il giornale per scaricare. Il colore io me lo prendo direttamente dal tappo, mi apro sia il nero che il marrone. Già mi sono sporcata, fantastico. Ok, allora lavoro un pezzo per volta naturalmente. E vedi, non l'ho neanche lavato, c'è ancora il caffè dentro. Allora, qui l'ho già macchiato io, benissimo, tutto a posto. Allora, come si carica lo standarino? Prendo un po' di colore e lo scarico. Scarico, scarico, quindi il pennello deve anche essere molto asciutto. Ok? Ok. Allora, si utilizza sempre partendo dai bordi, dalla fine dell'oggetto. Se è una tela, dalla fine della tela. Se è una scatola, dalla fine della scatola. Comunque, mai si parte a dare la pennellata dal centro. Mai. E altra cosa importante per questi effetti è bene non creare mai delle linee curve perché non sono realistiche. Quindi cercate di essere molto decisi e dritti. Ok? Quindi io parto da fuori in maniera che qui sul bordo mi si crei quasi un eccesso di colore ed è giusto, verso il centro, in questo modo. In alcuni punti insisto un po' di più perché magari voglio un effetto più deciso. Ora vedremo come levare queste macchie che ho fatto io. E vabbè. Guardate, io ancora non lo sto ricaricando, eh? Anche se la vernice che avete dato sotto magari non è proprio liscia, liscia, liscia. E in questo modo, ecco, io non so se riuscite a vederlo qui. Qui ad esempio c'è un'imperfezione della verniciatura sotto. Questo rilascio di colore a secco me lo evidenzia. E in questo caso ci piace. Ok, stessa cosa me la vado a fare dall'altro verso. Ripeto, in alcuni punti vado più giù. Vero. Questo tutto sommato è quasi una via di mezzo tra un effetto ruggine e un effetto bruciatura. Insomma, poi ognuno se vuole ci vede quello che gli pare. E andate un po' a lavorare. Qua non avevo scaricato, non fa niente. Abbiamo detto che va benissimo in alcuni punti più accentuato e in altri di meno. Mi vado intanto a questo caso cerchiamo di scurire bene la parte sotto che c'è una rientranza e giustamente non mi ci va il colore. Allora la scurisco così a mano. Avete notato che non ho mai ricaricato il pennello? Sì. Ok. Stessa cosa me la vado a fare sul coperchio, quindi. Vedete come si evidenziano subito i bordi?
in su e in giù, in su e in giù. Io cerco di non mettere pause in questo video in maniera che vediate proprio veramente tutti quanti i passaggi. Anche perché non ha, lavorando a secco, non c'è bisogno di tempi di asciugatura, cioè praticamente quando lo passo il pennello il colore è già asciutto, quindi. Stessa cosa, ora me lo ricarico poco. Lo vado a fare. Ovviamente seguendo la. Vedete, ora si evidenzia. Ma poi lo copriremo questa, la marca. Lo vado a fare sul coperchio, sempre seguendo la geometria dell'oggetto. Quello è molto importante. E idem mi vado sempre a scurire questa parte qua dove il colore non entra da solo. Scurire vuol dire proprio a sporcare, tanto dovremo fare ancora altri passaggi. Ok, adesso senza pulire il pennello, perché io non lo pulisco, mi prendo un po' di marrone, addirittura qua sul giornale proprio. Me lo metto qua, lo pesco, vedete già cambia, io non so se lo vedete, comunque il marrone già cambia, ovviamente c'ho tutto il pennello sporco di nero, scarico e ricomincio. Dove di più, dove di meno. Lo ricarico dalla parte dove ho scaricato in maniera che non prendo chissà quanto colore. Vado più su. Vedete che è comunque una lavorazione tutto sommato molto veloce. È fondamentale che non si vedano mai le interruzioni della pennellata. Qui ne rilascerò di più. Vediamo se riusciamo poi a togliere questa macchietta qua, magari con i prossimi passaggi. Sempre la parte questa qua che rimane fuori dalla pennellata me la faccio a parte. Mi manca ancora la parte alta, e comunque non ho finito. Cioè io posso andare avanti a lavorare a strati finché non ottengo l'effetto che mi piace, per cui no, ci voglio vedere più marrone e mi vado a ricaricare il marrone o il nero o il colore che usate. Fate quanti passaggi volete. Ah, intanto approfitto per ringraziarvi perché avete accolto
l'appello che abbiamo fatto nella diretta Facebook di qualche giorno fa e ci stanno arrivando i vostri video. Anche adesso, ovviamente abbiamo i telefoni silenziati, ma ho visto che ne è arrivato un altro. E già un altro anche è arrivato, altri sono, so per certo, in produzione, per cui grazie. Perché penso che uscirà fuori poi una cosa molto carina. Vi sembra? Come sta avvenendo? Ora io voglio. Mi lavoro un attimo il coperchio. Cerco di farlo così, così vedete. Aia, mi si era incastrato un dito. Ma che state facendo questo primo mal? Fave e pecorino? A me non mi piacciono. Eh sì, Uso questo. No, io a sì, me pecorino. Io solo pecorino. Le fave proprio. A me no, piacciono tutti i legumi. Perché le fave sono legumi. O tubi. No, legumi. Piacciono tutti, tranne le fave. Proprio né cotte né crude, una no, cosa a me piacciono, terribile. ma solo crude. Una cosa che non. Per cui ho niente, solo pecorino. Peccato che non ce l'ho, cioè forse sì. Se no, vediamo di prenderlo. Ma le fave no. Però è tradizione, per cui immagino che tanti ci stiate guardando, sgranando fave. Tale che devo mettere un altro po' di marrone. Sempre verso il centro. Questo già lo vedo, me lo voglio un po' scurire il coperchio. Vado a pescare un pochino di nero. Vedete, cioè io me lo lavoro assolutamente quante volte voglio, eh. Sì, per scurire un po'. Ora l'ho scaricato di meno, ma volutamente, perché volevo accentuare un po' l'effetto qua sul coperchio. Mi riprendo un pochino di marrone per smontarlo un po' qua. Massima, sì, insomma, su per giù ci siamo, però devo, perché poi lo devo vedere anche chiuso, no? Non creare troppo stacco tra il coperchio, vedete, e la base. Allora me lo vado un attimo. E ora, anzi, approfitto perché stavo vedendo. Io mi sono già preparata un altro pezzo, quella è l'unica cosa che ho già pronta, ma ho commesso un errore. Ora lo ripariamo insieme, così se vi dovesse succedere, vedete anche come potete riparare.
Però mi serve Deborah di là, l'altro andarino. Che mi serve proprio pulito. Scurisco un pochino ancora questa parte. Ok, allora diciamo che ora ho ottenuto l'effetto che mi piace, però io devo coprire sta scritta perché non mi piace. Allora ho pensato, ci faccio un finto pomello, non serve perché questo si apre così, però a livello estetico può essere carino. Cosa ho preso? Una pallina di legno, semplicemente una pallina di legno di quelle tronche sotto, ok? Però ora vi faccio vedere quello che dicevo prima, che c'è un errore e ho anche capito perché. Io ci ho fatto la stessa lavorazione prima, ho dato il grigio sotto e poi ho lavorato con queste pennellate a graffio, però vedete che risulta uniforme, non si vedono i graffi, e ho capito anche perché, l'ho fatto usando il pennello bagnato, l'avevo appena lavato, per cui il colore si è espanso, non mi è rimasto il graffio secco, quindi si è uniformato. Allora, se vi succedesse questo, che cosa potete fare? Potete o ricoprire tutto e rifarlo da capo, però no, perché si ripara. Allora, a pennello asciutto e pulito, qua ce n'ho un altro, mi vado a fare la stessa cosa, ma col primo colore, con il grigio. Il grigio quello chiaro, in modo che mi vada a ricreare l'effetto del graffio. In questo modo. Mi riscurisco un po' la base, eh? Se serve, ma forse neanche serve. Tanto adesso dobbiamo vedere se abbiamo ottenuto un effetto armonico. Allora, questo è il barattolo. Secondo me così va bene. Vedete che ho ricreato i graffi lavorando a rovescio. Guardate, forse manca un punto di marrone, ma proprio un punto. Un pochino troppo, ma è proprio un eccesso, eh. Qualche punto dove c'era troppo chiaro e soprattutto sulla base. Ok, guardate che carino che viene con il finto pomello. Ripeto, non ha utilità perché non si apre così, però a livello estetico è carino. Il pomellino me lo vado a fissare con la fantastica, magnifica, insuperabile Bloc, quella che usiamo anche in cucina. Proprio io ci manca veramente che la metto nelle minestre. Ok? E adesso la faccio tirare un pochino. Allora, adesso andiamo un attimino in pausa perché voglio inventarmi qualcosa per abbellirlo, per dargli un attimo un tocco. Però intanto l'effetto è fantastico. A me piace veramente tanto. Ok? A tra poco, facciamo attaccare bene il pomellino. Eccoci tornati. Allora, il pomello ha fatto presa. Ok? Quindi è bello incollato, bello stabile. Nel frattempo io mi sono presa un pezzo di spago, proprio spago normalissimo, e poi queste due deliziose chiavi, le vedete? Eccole qua. Le vedete? Eccole qua, una più piccina, una un po' più grande. Queste sono disponibili, sono dei nastri di mirta, sono bellissime. Perché me lo voglio un pochino decorare. E poi ho preso sempre dei nastri di mirta,
questo nastro qui che abbiamo, che c'è scritto proprio caffè, espresso, cappuccino, quindi mi sembrava adatto, essendo partite dal barattolo del caffè, questo poi può diventare il barattolo del caffè, per cui e lo metterò qua. Anzi, iniziamo subito, facciamo subito questa cosa, sempre con la mia meravigliosa, fantastica, ultra block. Mi devono dare una percentuale i signori della block. Me lo metto un pochino sul nastro. Del tappo. L'altezza è proprio la sua, è quella giusta. Ce n'è anche un altro molto carino con scritto cioccolato, chocolate, però la base è chiara, per cui staccava un pochino troppo, però può essere un'idea per un barattolo con una base più chiara, che problema ci sta? Ci facciamo tutta la serie. A me me ne hanno regalati talmente tanti che ha voglia a te. Allora, ho messo la colla anche dove non dovevo, ovviamente. Ecco qua. Ok, si vede? Carino, eh? E a questo punto mi lavo il tappo e così lavoro più comoda. Io ho infilato le chiavi direttamente nel mio spago. Non ho preso una misura specifica, anzi io ho preso questo perché avevo questo pezzo, per cui decido solo dov'è il mio centro e io decido che è questo. Metto un po' di colla sui nodi qui dei due cordoncini che tengono le chiavi. Voglio che pendano così. Aspettiamo un secondo che tira un po' la colla. Io ho preso le chiavi, ma insomma poi ci potete mettere quello che volete, eh? E giro il mio cordone in maniera assolutamente casuale e non precisa, eh? Deve essere proprio una cosa molto molto grezza. Vediamo un po' se potrebbe venire carino finire, perché mi manca il fiocchetto a me su sto progetto. Scusate, mi giro un attimo e lo provo. Sì, forse ci sta bene. Così so anche come finirlo. Aspettate, mettete un pochino di colla qui sotto. Ecco qua, il cordone ovviamente si tiene perché è talmente tirato, fissato all'inizio e alla fine. Quindi ok. E questo, fatemelo vedere. Sì, mi piace. No. Devo accorciare un po' queste. Ecco qua. E questo è il risultato finale. Che ne dite? Vi piace? A me piace tanto. E veramente, cioè, l'abbiamo fatto con 10 minuti, eh? 10 minuti perché la lavorazione a secco non c'ha bisogno. Una volta fatta la base, la lavorazione a secco non c'ha bisogno di asciugature, di niente, per cui una volta fatto è già pronto. Dopo io gli darò una protezione. Bella prova, ci ho messo già il. Vabbè, ci passo sopra, non è un problema al cordone, senza problemi, tanto metterò una protezione opaca in maniera che se sta in cucina così è sicuramente meglio. Io ne avevo un altro pronto perché mi ero fatta una prova, ecco qua, che è venuto un pochino più chiaro. Quindi probabilmente io questo qua me lo lavorerò proprio col nastrino che vi dicevo che è più chiaro.
chocolate, eccetera. Poi al di là di quello che ci si metterà dentro, insomma. Ok, mi piace, sono soddisfatta. E cosa vi devo dire? Niente, vi auguro ancora buon 1º maggio, buon riposo e noi ci vediamo domani. E domani però faremo una diretta, per cui non sappiamo ancora di cosa. E lo sai? Hai deciso? Ah, ok, Deborah nel frattempo ha deciso, quindi su cosa la facciamo? Vediamo il layering stamping, cioè lo stamping a sovrapposizione. Ah, lo stamping a sovrapposizione. Ok, perfetto, me lo guardo con voi perché non ci capisco niente manco io su questo, per cui lo vedremo in diretta a tutti quanti. E, a che ora? Andiamo sempre alla Andiamo come video, quindi 12:30. 12:30, ok. E a posto, allora ci vediamo domani in diretta Facebook però, perché qui ora stiamo parlando sul canale YouTube, però sarà una diretta dal nostro gruppo Facebook. Se ancora non siete iscritte, correte di corsa a iscrivervi e continuate a passare parola di tutte le nostre iniziative. Va bene? Grazie, ciao, ciao, buona festa!